ci diamo del tu perché ci conosciamo, quindi il professore lo mettiamo sempre davanti, però voglio dire, sarà un po' più confidenziale questa intervista e credo che sia ascoltata in tutta Italia perché tu hai fatto un riverbero importante di questa intervista. Corrado, gli alieni esistono? Sì, gli alieni esistono, se non esistessero io avrei sprecato 40 anni di vita, 45 nel cercare una cosa che non c'è, quindi questo sarebbe tremendo per me, quindi devo dire per forza che gli alieni esistono. Esistono, sono molto più vicini di quanto uno non possa credere, visitano la Terra da probabilmente migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, hanno degli interessi molto particolari per il nostro pianeta. Purtroppo questi interessi non sono proprio quello che noi si possa pensare, cioè bisogna evitare di pensare che l'alieno sia un salvatore della patria, uno che viene e che dice, come si diceva negli anni 60, mettete dei fiori nei vostri cannoni, non vi sparate le bombe atomiche, noi abbiamo la conoscenza, la consapevolezza e vi guideremo in un futuro migliore. No, l'alieno non è questo. L'alieno che io ho studiato e che ho visto è un alieno che prende contatti con i servizi segreti dei diversi paesi, che fa fare a noi la guerra che vorrebbero fare loro, gli alieni tra di loro, che manipola le religioni da migliaia di anni, che ha manipolato la storia e che fa gli interessi delle lobby massoniche più importanti, e, insomma, è qualcosa di, non voglio dire negativo, ma forse qualcosa che in qualche modo ci serve per comprendere, quando comprenderemo bene l'alieno, consapevolezza. Di fronte a noi abbiamo l'opportunità di vedere, di comprendere, di capire che cavolo vogliono gli alieni e di scoprire attraverso questa domanda che ci poniamo chi veramente siamo noi. Perché sapete, la cosa importante è questa. Se io incontro una persona e questa persona per qualche motivo particolare ce l'ha con me e mi dà uno schiaffo, una coltellata, noi siamo propensi a pensare che la colpa è sua, che questa persona ce l'ha con me. In realtà la fisica moderna ha una visione completamente diversa di questo problema. Chi mi ha dato una coltellata è in realtà una parte di me che si specchia dentro di me, e quindi la coltellata io la devo vedere come qualcosa che dentro di me non va bene, una incapacità mia di risolvere determinati problemi, perché se io fossi perfettamente coerente con me stesso, in equilibrio con la natura, nessuno mi darebbe nessuna coltellata. È un po' come dire, lo psichiatra ha una serie di pazienti perché cerca nei pazienti che ha le malattie che ha lui. Se lo psichiatra fosse sano non avrebbe nessun problema e non avrebbe nessun paziente. Allora se gli alieni sono qui, se qualcosa non va, se il governo non funziona, se l'economia va male, il problema è nostro, perché evidentemente noi ci stiamo specchiando nell'altro e l'altro ci sta dando dei segnali su qualcosa che per noi non va bene. L'alieno quindi, al di là dei servizi segreti, al di là di tutto quello che si è detto, dell'MK Ultra, del cospirazionismo, tutte queste cose che sono state dette in questi anni, l'alieno è uno che c'è da migliaia di anni qui, che cerca di fare qualcosa, e questo dobbiamo capire, perché quando abbiamo capito che cosa vuol fare l'alieno, forse abbiamo capito chi siamo. È un discorso molto difficile e innovativo sicuramente, perché l'ufologia classica diceva ci sono gli alieni, ci sono gli stimolanti, gli alieni hanno la tecnologia, sono bravi, belli e con la melanina. Una domanda, Corrado Malanga, che insomma, come avete capito, ne sa di queste cose. Noi qui in Sardegna, a San Basilio, abbiamo il radiotelescopio, che è un bel giocattolino. Le popolazioni là attorno ovviamente erano anche un po' preoccupate per questo oggetto un po' ingombrante, ma può essere anche un richiamo per queste entità, oppure a loro non gliene frega niente dei nostri apparecchietti, dei nostri giocattolini che radioascoltano il cosmo? No, direi che non gliene può fregare di meno. La tecnologia aliena è una tecnologia che, secondo il mio modestissimo punto di vista, basata su quelli che sono gli aspetti della fisica modernissima, cioè la fisica di Bohm. Bohm era un pochino più giovane di Einstein, e Einstein lo teneva molto in considerazione, devo dire.
anche se non condivideva molto le sue idee. Bohm dice che l'universo è un universo non locale, cioè non esiste lo spazio, non esiste il tempo, tutto è frattalico, tutto è immediato, accade tutto in un unico istante, esiste solo il presente. In questo contesto è evidente che noi ce ne possiamo strafottere dei limiti della velocità della luce, perché ci si sposta in un punto o nell'altro dell'universo rimanendo dove siamo. Questo concetto completamente difficile da spiegare ora in 5 minuti, ma la fisica di Bohm lo spiega perfettamente. Allora l'alieno ha sicuramente la tecnologia a disposizione, non ha bisogno di un telescopio, di un radiotelescopio, di un'antenna per trasmettere a destra e a sinistra, ma è come avere una radio e collegarsi con la vostra emittente o con un'altra emittente. Girando solo un pulsante, un bottone, una manopola, si passa da uno spazio da un tempo X a uno spazio da un tempo Y, senza bisogno di superare la velocità della luce. Purtroppo il problema della vostra antenna è un altro, è che quelli che abitano di vicino si pupperanno il cancro nel giro di 20 anni. Che bella questa cosa, è una notizia che non mi aspettavo neanche di sentire, sinceramente. Però è ora di finirla con questi extraterrestri che viaggiano su macchine volanti tutte viti e bulloni. A questo punto non esiste più una fisicità, c'è un salto dimensionale da parte di questi famosi extraterrestri o alieni. Perché noi siamo stati abituati a vedere gli alieni come li vedevamo 20 anni fa, la macchina volante a viti e a bulloni, si apre il portellone ed esce Astar Sheran, il capo della flotta spaziale. Guardate che al tempo dei greci si apriva la conchiglia e usciva Minerva, la figlia del dio. Non è cambiato nulla in fondo, sostanzialmente, dalla descrizione che gli antichi facevano degli dei a quella che solo 20 anni fa facevano i nostri ufologi nazionali. In realtà le cose sono cambiate. Oggi sappiamo che l'alieno è qui perché persegue uno scopo preciso, perché considera la Terra come una serie di fattorie con delle mucche da mungere e vuole da noi una cosa che noi abbiamo e che loro non hanno, e che quando abbiamo compreso questo comprendiamo chi siamo noi e comprendiamo che la tecnologia, l'alieno, se la può ficcare in quel posto, perché noi abbiamo un'altra cosa che l'alieno non ha. È la coscienza, è la consapevolezza di noi, solo che non sappiamo di averla quest'arma importantissima che serve per comprendere noi stessi. L'alieno, sostanzialmente, non vuol fare l'esperienza della vita e delega a noi di farla per lui. L'alieno viene a prendere la nostra esperienza, viene a prendere la nostra idea di vita e di morte, la nostra idea di passato, di futuro, di sofferenza, di allegria. L'alieno non sa vivere in questo modo, ha paura di morire, l'alieno, perché ha paura di fare questa esperienza dolorosa. Noi abbiamo deciso di morire proprio perché sappiamo perfettamente che non nessuno muore in questo universo, che tutto è infinito, ma noi abbiamo deciso di fare questa esperienza. Ecco la differenza sostanziale. L'alieno non vuole soffrire, non vuole fare l'esperienza, e noi abbiamo deciso invece di doverla fare, quindi siamo molto più consapevoli di lui. Corrado, tu sei forse uno dei più importanti, se non il più importante, esperto di ipnosi regressiva in Europa, hai un database forse il più importante del mondo, ma quando hai cominciato a fare questa esperienza che riguarda proprio l'ipnosi regressiva? Quando hai capito che potevi parlare con l'alieno lavorando in un campo che potrebbe essere un campo medico, un campo diciamo di pertinenza degli psichiatri? Sì, io non lo sapevo assolutamente. Io avevo di fronte a me alcuni pochi studi fatti da alcuni americani, Bud Hopkins, John Mack, psichiatra della Harvard University, o altri, ma si contavano sulla punta delle dita le persone 5-6 che nel mondo facevano questo lavoro utilizzando l'ipnosi regressiva. Il soggetto che aveva delle disfunzioni psicologiche si portava davanti al suo psichiatra di turno, il quale, applicando l'ipnosi regressiva, scopriva che il soggetto aveva dentro di sé dei ricordi nascosti,
Ricordi in cui arrivava un alieno, alto 1,20 m, con tre dita, il pollice opponibile, lo prendeva, lo portava in una macchina volante, lo stendeva su un lettino, gli faceva delle operazioni chirurgiche o qualcosa che gli assomigliava, gli staccava qualcosa, un'energia che lui aveva, la metteva da un'altra parte, questa energia, perché serviva, sembra, per dare vita a delle persone, a degli esseri alieni, poi riprendeva questa parte energetica, la rimetteva nel corpo del soggetto, gli dava un calcio nel culo e lo riportava a letto a casa sua, e il soggetto pensava di aver sognato. Beh, l'unico sistema era provare se il sistema americano funzionava, sicché cominciamo a prendere delle persone e a metterle in ipnosi. All'inizio ci servimmo di ipnologi sul territorio italiano, professionisti. Gli ipnologi hanno un problema, hanno una visione della ipnosi ericksoniana, anche molto vecchia e obsoleta, e poi vogliono essere pagati. La nostra ricerca non ci permetteva questo, e quindi a un certo punto decisi di fare io le ipnosi, dopo averla studiata sul campo pratico 4-6 anni, e il primo libro che io in realtà ho letto di ipnosi avevo 15 anni. E allora abbiamo utilizzato questo sistema. Nell'utilizzare questo sistema io sono diventato bravetto, devo dire, nel fare le... lo dico un po' anche egoicamente parlando, però ora proprio che mi sono ritirato da questo campo, devo dire, è un peccato, perché le sapevo fare molto bene queste cose. E dietro l'ipnosi è venuto fuori un mondo. Non è venuto fuori il mondo solo dell'ipnosi, il mondo del soggetto che mi racconta il suo vissuto che ha tecnicamente dimenticato, che mi racconta del dolore che prova quando l'alieno va a prenderlo e se lo porta via, del terrore che sente, che urla su quella sedia dell'ipnosi che noi utilizzavamo. E sono situazioni che un film di Dario Argento diventa una cenciata in confronto a questo. Noi abbiamo lavorato su circa 2500 casi, quindi non 3 o 4, ma l'ipnosi apriva un altro scenario, uno scenario che mi ha stravolto la vita. L'ipnosi è servita a me per comprendere in fondo chi sono io, attraverso l'altro, pensate, a specchio, una cosa del tutto imprevedibile. Nell'ipnosi io parlavo, riuscivo a comunicare col soggetto messo in ipnosi attraverso la testa. Io che sono figlio unico e che non mi sono mai mischiato con gli altri, perché a me mi fa lo schifo gli altri. Sai come fanno i figli unici, che si mettono sul piedistallo e siccome non li caga nessuno, l'unica possibilità che hanno di sopravvivere è di mettersi sul piedistallo e dire: non mi caga nessuno perché io sono più bravo di tutti. Ecco, io facevo così, e in quell'istante, mentre facevamo le nostre ipnosi, io comprendevo di essere all'interno della mente del soggetto, di condividere come si dice, con lui tutte le esperienze, anche le più dolorose. Era tremendo, tremendo, tremendo. E da questo punto di vista sono cambiato. E ovviamente cambiando io, come dire, è cambiata tutta la ricerca. Non cercavamo più l'UFO con i bulloni, l'alieno se era alto, biondo, piccolo, grasso, magro, ma quello che ci interessava era comprendere che cosa l'alieno aveva in testa, perché l'alieno aveva deciso di prenderci quella cosa che si chiamava energia vitale, che noi avevamo e che lui non voleva, che lui non aveva. Perché prendere la nostra? Perché lui non l'aveva? Una serie di informazioni che ci ha portato a ricostruire il mondo da un punto di vista geometrico, ideico, simbolico, archetipico, completamente diverso. O alla fine avevamo una chiave di lettura che dal mito in giù ci permetteva di comprendere come gli dèi non esistono, ma siamo noi i creatori. È una cosa forte questa da dire. Come? Siamo noi i creatori? Noi abbiamo creato tutto e ci facciamo pigliare dall'alieno? C'è qualcosa che non funziona. Ma invece si scopriva in fondo che noi stessi, in qualche modo, avevamo deciso di fare l'esperienza. Corrado, sì. Tra poco facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo. Sì, perfetto. Puoi concludere. Bene, ti dico rapidamente che l'alieno era solo uno specchio. L'alieno non è un altro, non è cattivo, non è buono, è solo uno che è una parte di noi che ha però una consapevolezza diversa dalla nostra. Lui ci deve solo ricordare che noi siamo la creazione e noi ci siamo sottoposti all'esperienza dell'alieno per ricordarcelo. Pausa musicale. La radio ricomincia a parlare.
Notte Dolenti, la radio ricomincia a parlare, siamo in diretta dall'Hotel Regina Margherita, 22:42 minuti per chi ci ascolta in diretta, mentre in replica saranno le... Saranno un'ora più avanti, esatto, bravo. Mezzanotte, meno 20 più o meno. Non t'ho fregato, ho capito. Con noi Corrado Malanga da Pisa, penso che sia Pisa. Pisa. Ricordiamo che è professore di chimica organica presso l'Università di Pisa. Come sono gli alunni ultimamente? Gli alunni sono tanti, più che altro, come quantità. No, parlo della qualità dello studente. Lo so, volevo evitare di dire questa cosa. Va bene. No, è semplice, sono il prodotto di una scuola media superiore che fa schifo. E soprattutto dalle prime lezioni di chimica che ricevono nei nostri dipartimenti si rendono subito conto che i docenti che hanno sono tutti poco molto capaci di docere, anche perché la maggior parte di loro ha vinto dei concorsi truccati. Si parla poco di bonifiche ambientali e di un elemento come lo stronzio, abbastanza presente sul nostro pianeta. Sì. Perché c'è in superficie e anche nel sottosuolo, un po' dappertutto li incontriamo, insomma. Cosa ci puoi dire? Sì, su è come dire che ce n'è. Assolutamente, il problema. Una volta avrei risposto in questo modo: sì, che ce n'è anche tanto nel nostro dipartimento. Esatto. Però va detto che io mi sono trovato di fronte a un problema che ho avuto modo di rivedere. I miei colleghi, per esempio. Quando passo nel dipartimento, nei corridoi, si girano dall'altra parte perché hanno paura di guardarmi negli occhi. E questo succede solo per un motivo fondamentale, perché io li ho sempre considerati erroneamente, in modo sbagliato, insomma, delle persone che non valessero granché. Ma giustamente io in realtà mi specchiavo in loro, come dicevo prima, e vedevo in loro tutte quelle che erano le mie deficienze, e quindi oggi è giusto che loro in qualche modo mi ripaghino con la stessa moneta. Sono io che avevo sbagliato all'inizio, questo volevo dire, per riagganciarmi un po' al discorso che l'altro non è un altro soggetto, ma è uno specchio di noi. Senti Corrado, io ti ringrazio per la leggerezza col quale hai risposto alla mia provocazione, però ritornando sull'argomento che a noi piace tanto, cioè gli alieni, una persona che, siccome ci sono le persone curiose, l'uomo è curioso in generale, ma se uno volesse prendere dei contatti così homemade da solo, ci sono dei modi per provare a tentare di delle comunicazioni o comunque raccogliere anche dei segnali? Qui la domanda potrebbe essere, insomma, la risposta potrebbe essere semplice e anche molto complicata. La risposta semplice è: l'alieno non vuole parlare con noi, di noi se ne fotte, ci usa solamente come una mucca da muggere, quindi proprio è lui stronzio, che decide. Non si tratta di essere stronzo, l'idea del cattivo e del buono è un concetto duale. Ecco. Nel nostro universo la dualità non esiste. Noi vediamo l'universo duale perché abbiamo una consapevolezza dell'universo errata. Man mano che la nostra consapevolezza aumenta, ci rendiamo conto che la dualità non c'è, cioè non c'è il buono e il cattivo, non c'è l'acceso e lo spento, non c'è il pieno e il vuoto. Capite perfettamente, dici: ma come? Non è possibile, come? Il pieno e il vuoto sono due cose diverse. No, il vuoto è vuoto perché non c'è nulla, oppure perché c'è tutto e il contrario di tutto, come antimateria, e si annichilisce. Questo vuol dire che nel vuoto c'è il pieno? Ecco, nel gioco del ponte a Pisa c'è una specie di corda che viene tirata da due squadre. La corda sta ferma perché le due squadre tirano con la stessa forza, oppure perché non c'è nessuna squadra che tira? Capite perfettamente che da un punto di vista fisico, per esempio, con questo esempio, si capisce che la dualità non c'è, non esiste, quindi non si può dire che l'alieno sia stronzo. L'alieno è alieno, fa semplicemente quello che lui ritiene debba essere giusto per la sua salvaguardia, che non va ovviamente che è a scapito nostro, perché l'alieno sostanzialmente si nasconde da migliaia di anni. Perché ti nascondi? Perché hai qualcosa da nascondere, evidentemente, perché se no non ti nasconderesti. L'alieno non vuole aiutare l'essere umano, ma per quale motivo? Perché se un alieno fosse buono, l'alieno buono vorrebbe aiutarti, ma l'unico modo di aiutarti è farti acquisire consapevolezza e coscienza di te. Ma siccome l'acquisizione di coscienza e di consapevolezza è un processo personale, chiunque ti aiuta non ti fa avere l'esperienza, perché si mette lui al tuo posto e la fa lui l'esperienza al tuo posto, no? E quindi l'alieno buono, da questo vecchissimo punto di vista, non esiste. L'alieno che c'è è un alieno
e basta, né buono né cattivo, si fa i suoi interessi sono prenderti l'energia vitale, utilizzarti come per le donne, per esempio come fattrici, perché le donne vengono messe, ahimè, incinte, se così si può dire, con delle tecniche particolari, e queste manco si accorgono di essere incinte, se non per il fatto che gli aumenta la prolattina nel sangue, gli aumenta la bilirubina, hanno fenomeni di lattazione, a volte hanno perdita di tessuto placentare, a volte si fanno delle strane ecografie e magari qualcuno dice ma questa è una gravidanza isterica, il giorno dopo non c'è più niente. Bene, quando vanno poi a farsi le loro TAC, le loro risonanze magnetiche nucleari, eccetera, scoprono di avere dei microchip nel cranio, nella mascella, nel seno mascellare destro, nell'alluce sinistro, eccetera, nello stomaco, nel naso, di fronte alla ghiandola pineale, dietro l'orecchio e così via. Cioè, ci sono delle risonanze magnetiche nucleari inconfondibili e le analisi fatte su questi reperti dimostrano che la percentuale isotopica con cui sono costruiti gli elementi che costruiscono questi microchips sono non terrestri. Quindi non c'è nessun'altra possibilità di dire che questi esistono, sono veri, e bisognerebbe cominciare a pensarci. Come mai i nostri governanti non ci pensano? Come mai quando noi facevamo le ipnosi regressive, durante le ipnosi venivano fuori racconti in cui l'alieno era sempre, quasi sempre, accompagnato da un militare nostro? E come mai il tipo di alieno era legato sempre allo stesso tipo e alla stessa nazionalità del militare? Il cosiddetto biondo a cinque dita c'aveva militari che parlavano francese. L'alieno che non è un serpente ma è una specie di coccodrillone in piedi che cammina, se così si può dire, era accompagnato da militari che parlavano inglese. L'alieno che sembra una specie di insettone, una grossa cavalletta gigante, era accompagnato da militari israeliani, eccetera eccetera. Come mai l'alieno biondo a sei dita, bianco, lungo, alto 2,40 metri, con le pupille chiarissime, i capelli della Barbie, come mi dicono gli addotti quando lo recuperano il ricordo in ipnosi, sono accompagnati sempre da militari che parlano arabo? In 2500 ipnosi non si è mai sbagliato nessuno nell'indicare un militare diverso. Questo ha una sola spiegazione, che le grosse potenze del mondo, i grossi blocchi, si sono alleati con grossi blocchi di alieni e fanno fare a noi la guerra che in realtà dovrebbero fare loro tra di loro, ma noi siamo carne da cannone in questo modo, in questo momento. Corrado, scusami, ci puoi far capire a me, a Claudia, al nostro pubblico, questo concetto? Tu hai premesso prima che l'anima è immortale, quindi noi siamo puri esseri animici. Tu sei esperto di ipnosi regressiva, ma anche ipnosi progressiva, corretto? Sì. Sì, se vogliamo, okay. Abbiamo fatto anche delle cose in questo senso, ma non era nostro interesse in quell'istante farlo. No, però la domanda è questa. Nel momento in cui c'è un'ipnosi progressiva, quindi va verso il futuro, nel momento in cui l'anima è immortale, cosa succede nel momento in cui il contenitore, che siamo noi, muore? Cosa succede un secondo dopo? Sì, il contenitore, allora guardate, il contenitore innanzitutto non muore, il contenitore è sempre morto, è morto dall'inizio alla fine, il contenitore è un cappotto che te indossi, che poi diventa liso e lo scarichi e lo butti via. Punto numero uno. Il contenitore ti sembra vivo perché dentro esiste la coscienza dell'anima, della mente e dello spirito, che detta così sembra una stupidaggine, ma sono gruppi di vettori e di tensori che possono potenzialmente essere descritti in un modo fisico e geometrico. Anima, mente e spirito sono le tre componenti coscienziali dell'essere umano. È quella cosa che in modo esoterico i cattolici e i cristiani chiamavano il tabernacolo della Santissima Trinità, il corpo umano, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, altri non sono che anima, mente e spirito. Il numero tre è fondamentale dal punto di vista del mito, sono i tre petali del fiore di loto che per gli egiziani e per i cinesi rappresentava l'albero della vita eterna. Allora nell'istante in cui noi, o meglio il nostro corpo, viene abbandonato, tutti i corpi in cui la parte animica soggiace, che sono lungo la linea del tempo i corpi del passato, il corpo del presente e i corpi del futuro, tutti in quell'istante
muoiono, tra virgolette, perché secondo la fisica moderna, non esistendo il tempo, ma essendo solo una proiezione mentale del nostro cervello, non esistendo il tempo, l'universo ha solo un attimo di vita, che dura, secondo Max Planck, 10 alla meno 44 secondi, o qualcosa del genere. In quell'istante, tutte le nostre vite, le passate, la presente e le future, vivono contemporaneamente miliardi di esperienze. Questo sistema è un sistema incredibile, perché sono come le lampadine dell'albero di Natale. Le lampadine dell'albero di Natale sono in serie, se se ne fottesse una, si fottono tutte le altre che sono dietro. Se invece le lampadine dell'albero di Natale sono collegate in parallelo, cioè tutte si accendono in un unico istante e si spengono in un unico istante, perché ognuna riceve la corrente elettrica, non che deriva dalla lampadina dietro e poi la daranno alla lampadina davanti, ma tutti ricevono la corrente elettrica in un unico istante. In quell'istante, anche se si rompe una lampadina, chi se ne frega, se si rompe una vita, chi se ne frega, tutto il blocco di esperienze viene comunque portato avanti. In questo contesto non c'è l'idea del futuro come noi l'abbiamo sempre pensato. Il futuro è copresente con il presente, come il passato è copresente con il passato, e questo è chiarissimo e dimostrabile, sia da un punto di vista fisico, con gli esperimenti di un signore che si chiama Alan Aspect e che ha studiato fisica quantistica a Parigi, oppure con la programmazione neurolinguistica. Te cosa fai? Prendi uno, lo porti in ipnosi, lo porti nel tuo passato, tra virgolette, e nel passato gli fai risolvere i problemi della sua vita. In quell'istante, il passato, che è copresente con il presente, ti permette di risolvere, perché la coscienza del passato è anche quella del presente, tutti i problemi anche che hai nel presente e anche che hai nel futuro. Questo in programmazione neurolinguistica si chiama riprogrammazione. I PNListi non si sono accorti che usano un sistema di fisica quantistica per risolvere i loro problemi. In quantistica ci sono degli esperimenti abbastanza complessi e complicati che fanno questo giochino con gli elettroni. Quindi il passato non è fermo e fotografato su un libro di fotografie che ti vai a rileggere, ma è come se fosse una fotografia in continuo movimento. Tu puoi andare nel passato, modificare il passato, e modificherai automaticamente anche il tuo presente. Questo è il trucco con cui poi le macchine volanti degli alieni si spostano. Corrado, una mia curiosità in questo caso, magari potrà interessare anche il nostro pubblico. Su YouTube ho avuto l'opportunità di vedere una tua ipnosi regressiva su una dotta, e ho avuto modo di parlare con un militare israeliano che arrivava dal 2038, se non sbaglio. Sì, mi ricordo qualcosa del genere. Ma che cosa è successo? Ah, è semplice, il militare è collegato via microchip, un microchip spazio-temporale, più di uno in realtà, al soggetto addotto, che deve essere controllato in continuazione, soprattutto per essere monitorato nelle sue funzioni fisiche, e perché è importante. L'addotto è come una mucca da mungere, non può mica morire così. E poi quando l'alieno, che è in combutta col militare, lo va a riprendere, devi sapere attraverso un sistema GPS dov'è. Quindi se l'addotto è in Cina, la macchina volante sarà in Cina e si andrà a prendere l'addotto in quel momento. In quel contesto noi possiamo entrare in contatto con chi di là, dall'altra parte, sente e ascolta quelli che erano i nostri risultati dell'ipnosi. Quello mi successe più di una volta, ovviamente, e il militare che sta di là, che era del 2038 o qualcosa del genere, era un militare che veniva, almeno lui così diceva, correlato al tempo dei nazisti. C'è una correlazione molto interessante tra il nazismo e gli alieni, di cui stasera non parlerò perché sarebbe la cosa molto lunga. Anche perché c'è una domanda per te da un nostro ascoltatore, poi te la devo leggere. Benissimo. La seconda guerra mondiale è stato un pretesto per far credere al mondo che le cose andassero in un certo verso. Cioè,
I tedeschi si sono travestiti da cattivi e hanno fatto la guerra. Gli americani si sono travestiti da buoni e hanno fatto finta di toglierci dalle palle i tedeschi nazisti. Ma se c'è un popolo nazista nell'universo sono gli americani. Non c'è neanche la possibilità e la possibilità di andare in giro per la strada senza essere arrestato con un motivo valido. Voglio dire, la CIA ha rotto i coglioni a tutti gli stati d'America facendo scoppiare colpi di Stato a destra e a sinistra. E quello che sta succedendo allora succederà ora, perché la stessa cosa accade, dove la guerra questa volta sarà fatta con i soldi. Cioè c'è un'altra volta, come direbbero a Napoli, i tedeschi che governano con i soldi europei, gli italiani che danno per forza di cose manforte ai tedeschi, ma insomma neanche tanto. Gli americani che stanno facendo la guerra perché gli interessa il mercato cinese, non per altro, perché non gliene frega niente di nessuno e di nulla, solo che noi siamo più competitivi e quindi ce lo prenderemo noi il mercato cinese. Per questo gli americani finiscono un'altra volta per fare una guerra economica all'Europa. Non cambia nulla, ma dietro tutto questo i buoni e i cattivi ci vengono proiettati a noi su uno schermo, come per dire: il tedesco fa il cattivo, l'americano fa il buono. Non ci sono i buoni e i cattivi, si sono messi d'accordo subito. Questa è la cosa che bisogna capire dall'inizio. E sopra gli americani e sopra i tedeschi, ahimè, ci sono gli alieni, i quali si sono messi d'accordo tra di loro per far fare la loro guerra a noi. È importante che noi non si abbia tempo per comprendere, per capire. Quando l'essere umano comincia a comprendere, a capire di più, allora bisogna far succedere qualcosa, una guerra o qualcos'altro, per cui il popolo terrestre deve tornare nella povertà, così non ha tempo se non per procacciarsi il cibo, e non potrà acquisire la consapevolezza necessaria, che sarebbe necessaria per comprendere che gli alieni e gli alienati, cioè i nostri padroni, si sono messi in combutta tra di loro per farci un culo tanto. Corrado, io direi di concludere con una domanda di un nostro ascoltatore, si chiama Mario, te lo leggo così come me l'ha scritta. Proprio ieri a Focus, sul canale 56 del Digitale Terrestre, ho seguito un frammento di trasmissione sugli UFO, in cui si diceva che negli anni 50 Eisenhower avesse preso accordi con gli alieni e da lì praticamente concedeva una sorta di autorizzazione al rapimento di migliaia di terrestri e riceveva in cambio la possibilità di continuare gli esperimenti con le armi nucleari. La domanda è la seguente: è possibile che i potenti della Terra, come il Presidente degli Stati Uniti, come il Papa, siano al corrente di accordi con le civiltà aliene? Mi riferisco anche alle voci che circolano a proposito dell'omelia del Papa la Domenica delle Palme. Cosa rispondiamo? Sì, mi ricordo di questa cosa. Rispondiamo sì. Vedete, cosa vogliono gli alieni? Gli alieni vogliono qualcosa che noi abbiamo. E soprattutto prenderla. Facciamo finta che sia energia, che sia esperienza. Noi l'abbiamo chiamata anima, ma è un nome convenzionale. L'unica possibilità per perpetrare questo furto di una nostra coscienza e consapevolezza da millenni, l'unica possibilità è che l'alieno si metta d'accordo con i nostri governanti per concedere un po' anche a loro di questa energia. Questa energia infatti non ce l'hanno tutti, ma ce l'hanno circa il 20% degli esseri umani. E quindi questa energia ti permette poi di vivere di più, di non morire. È un po' come la vecchia idea del ritratto di Dorian Gray, il patto col diavolo, tutta questa cosa che è nel mito. Il diavolo che ti ruba l'anima è l'alieno di oggi che viene a prenderti l'energia della tua coscienza. In questo contesto il patto è questo: io alieno chiedo al potente della Terra di negare sempre la nostra presenza, così da fare in modo che l'essere umano non acquisisca coscienza e consapevolezza di questo problema, perché se noi acquisiamo consapevolezza del problema l'alieno lo mandiamo a fanculo in 3 secondi, ma però per mandare a fanculo l'alieno dobbiamo mandare a fanculo anche i nostri governanti. È una cosa che io mi auguro da tempo, ma so perfettamente che la maggior parte degli esseri umani non sono d'accordo. Te pensa semplicemente in Italia, che il 51% degli italiani pensa che l'essere umano abbia un'età su questo pianeta di circa 4.000 anni e non di almeno 600.000 anni, come dice il povero Neanderthal e il povero Cro-Magnon, solo perché questo c'è scritto nella Bibbia. Allora, se vogliamo credere nella Bibbia, vogliamo credere al
il Papa. Il Papa è bravo, mi piace, è simpatico, è argentino, gli sono nel cuore, ma quando ha scritto su una intervista, non tanto quella a cui fa riferimento la nostra, il nostro ascoltatore Mario, ma quando qualche mese fa ha detto, mi raccomando, non cercate di fare un percorso di autocoscienza, di autoconsapevolezza, per carità, è dannoso, è la via che porta al diavolo, dovete passare per Gesù, cioè come per dire, venite da me che vi rincoglionisco ancora di più di quanto non siete stati rincoglioniti. Questa è la risposta, diciamo, esaustiva, più o meno. L'ultima domanda, Corrado. Chi è il più importante addotto italiano? Non esiste il più importante.